cose. Dai! Perché non è così? Cavolo, erano 2 centimetri quando siamo entrati. Ma che meraviglia! Teoria? Mm-hmm. Che le ragazze rimangono sempre incinte se lo fanno in macchina. Come? Mm-hmm. Anch'io ho una teoria. La mia teoria riguarda i momenti. I momenti di impatto. Che capovolgono letteralmente la nostra vita, finiscono per caratterizzarci come individui. Grazie. Il prossimo. Uno dei miei momenti preferiti in assoluto. Hai dimenticato il permesso di sosta. Grazie. Beh, ero venuta fin qui per godermi una fila di 2 ore. Il permesso è una specie di bonus. Oh, l'istituto d'arte. Che fai, lavori lì? No, sono una studentessa. Mi chiamo Paige. Scusami, io sono Leo. Beh, ti ringrazio del permesso, Leo. Sai, ho notato, non credere che voglia molestarti, che abbiamo la stessa zona di PSR. Guarda, guarda. È vero. Hai un notevole spirito di osservazione. Sì. Che cos'è la zona di PSR? Zona di permesso di sosta residenziale. Oh, sembra una zona intima. Sì. Lo sai, stavo pensando una cosa. Direi che siamo praticamente costretti a bere qualcosa insieme per rispetto verso la nostra, come dire, compatibilità di zona. Ci sto. Ci stai? Mm-hmm. Bene, allora. Dopo di te.
Lasciati, comando. Ragazza masochista, ma è inguaribilmente romantica. Sono così innamorato di te, alla follia. L'attacco di sua moglie evidenzia un'emorragia intracranica. Teniamo volutamente i pazienti con lesioni cerebrali traumatiche in coma indotto per far riposare l'organismo e dare al cervello il tempo di guarire mentre perdura l'ematoma. Mm-hmm. E poi li risvegliamo gradualmente nei casi... E il fatto è che noi esseri umani siamo la somma di tutti i momenti che abbiamo vissuto, con tutte le persone che abbiamo conosciuto. Sono questi momenti a costruire la nostra storia, come una nostra personale hit parade dei ricordi più belli, che suoniamo e risuoniamo nella nostra mente, ancora e ancora. Non hai fame? Ehi! Hey. Ciao! Che fai? Niente! Niente? No! Che è quello? Niente! Oh, niente! È pronto! Se continui a sfamare quel sacco di pulci, continuerò a venire qui. E io sono allergico. Oh, dici anche di essere allergico al coriandolo? Non lo sopporto il coriandolo. Esatto, ma non sei allergico. Volete delle fragole comprate dal contadino? Fare la spesa è un brutto segno. Perché? Corri troppo. A me lei piace, è una specie di mascotte. Grazie, almeno credo. Al furetto che hai cercato di farsi adottare, preferisco lei. E fa un ottimo caffè. Teniamola. Grazie. Vuoi un po'? Perché no? Vuoi andare al cinema? Guarda che l'hai scritto male. No, aspetta che si sono spostati. Andiamo a... vivere insieme. Visto? Sì. No. Ti prometto di aiutarti ad amare la vita, di trattarti sempre con tenerezza e di avere la pazienza che l'amore richiede. Di parlare quando le parole sono necessarie e di restare in silenzio quando non lo sono. Di accettare di non essere completamente d'accordo sulla torta di mele e di vivere nel calore del tuo cuore e considerarlo casa mia. Beh, tu mi ripari più in alto. Hai scritto le tue promesse su un menù? Sì, perché? Io prometto di amarti ardentemente. In ogni tuo momento. Ora e per sempre. Prometto di non dimenticare mai che questo è un amore che capita una volta nella vita.
e di sapere sempre nel profondo della mia anima che qualunque difficoltà possa riuscire a dividerci, troveremo sempre la strada per ritrovarci. Volete essere marito e moglie per sempre? Lo voglio. Io sì, lo voglio. Allora, per il potere conferitomi dallo Stato dell'Illinois, io vi custodi. Attenti! Vi dichiaro marito e moglie e migliori amici per tutta la vita. Vai, continuiamo! Corriamo! Presto fuori! Senso. Ci si vede come una specie di cortina buia da questa parte e un elemento luminoso da quell'altra. Mm-hmm. È arte astratta, ma insomma, non so, credo che sia già pieno di forza. Che ho detto? Tu mi ami in modo incredibile. Sì, è così. Sì, si capisce perché è quella la mia opera. E questo è il mucchio di scarti. Io? Che non butterò mai via. Un momento di amore totale, fisico, mentale. Di amore secondo ogni possibile definizione. Non stiamole addosso. È ancora un po' stordita, quindi non dobbiamo opprimerla. Paige. È così bello rivederti. Ma cosa? Paige, sta tranquilla. Sei in ospedale. Hai avuto un incidente. Hai battuto la testa, ma stai bene. Ti abbiamo tenuta addormentata per un po'. Come ti senti? Mi fa male la testa. Sì, beh, è assolutamente normale. Ti do subito un analgesico. Si è fatto male qualcun altro, dottore. Ma Paige, lo sai chi sono, vero? Sì, lei è il mio medico.
Sono tuo marito. Paige. Andava tutto bene. Una lesione cerebrale non è un osso fratturato. Il cervello è molto meno prevedibile. A seconda di come il tessuto edematoso preme contro il cranio, è possibile qualche complicanza. Qualche complicanza? Lei non si ricorda di me. Anche se è sveglia, l'ematoma può provocare confusione o perdita di memoria, casuali sbalzi d'umore. Cosa? Ma rientra nella norma. Allora, ecco la mia teoria. Questi momenti di impatto ci caratterizzano come individui. Ma quello che non avevo mai considerato era: e se un giorno non potessimo più ricordare nessuno di essi? Che cosa stai facendo? Dormivo. Bene. Ti ho portato dei vestiti. Grazie mille. Ho un po' di fame. Va bene. Dai, andiamo. Sai, prima ho bisogno di verificare con te una serie di cose a proposito di me. A proposito di noi. Certo. Allora, siamo sposati. Sì. Sì, e ho i capelli in disordine. Beh, tu prima la pensavi in modo diverso. Dicevi che ci voleva troppo tempo per stirarli e che preferivi lavorare nel tuo studio. Il mio studio? Qui, quindi io avrei uno studio. Tu sei un artista, una scultrice, anche molto brava. Al momento stai lavorando su 4 opere per l'atrio della Tribune Tower. Una cosa grossa. Volevano tutti quella commissione. Ma la tua personale al Museo di Chicago ha avuto un gran successo, quindi hai vinto. E la mia laurea in legge? Non sono laureata in legge. Credo che ti mancasse qualche esame. Quando pensavo di diventare un artista ero al liceo. Per me può essere un vantaggio. Una lesione al cervello è un vantaggio. Sei un idiota. Se non ricorda chi sei, non ricorda nemmeno tutte le stronzate che hai fatto. Puoi voltare pagina, cominciare una nuova vita. Io sono preoccupato. Se non si ricorda di te, come potrà ricordarsi che ti ama? Ma che dai! C'è? Onestamente ero sbalordito che fossi innamorata di te. Tra l'altro ora sei molto meno attraente. Siete ottimi come gruppo di sostegno. No, sul serio. Se non dovesse più ricordarsi di me, che faccio? Non può dimenticarti. Si ricorderà di tutti noi. Siamo una famiglia. Sì, sì, hai ragione. Scusi, sto cercando mia moglie, Paige Collins. Ieri era qui. Sì, ma sembra che l'abbiano trasferita al piano dei VIP. Non è troppo costoso. Pagano i genitori. Prenda l'ascensore giù in fondo fino al secondo piano e poi a destra. Grazie. Paige, la tua memoria a lungo termine è intatta e sono praticamente certa del fatto che recupererai col tempo tutti i tuoi ricordi. Signor Collins, sono contenta. Buongiorno. Di vederla. È un po' imbarazzante. Sono io, il marito di Paige. Sai quanto sia stato sconcertante venire a sapere per vie traverse che mia figlia era in terapia intensiva da settimane e nessuno ce l'aveva detto? Avrebbe dovuto chiamarci. Mi dispiace. Non hai mai conosciuto i miei.
non capisco. Perché non avete conosciuto mio marito? Dottoressa, qual è il prossimo passo? Prima ritorna alla sua vita, alla sua quotidianità, meglio è. E la prossima settimana vi consiglio di farla visitare da un neuropsicologo. D'accordo. Tutto ciò che è necessario. Terapie, specialisti, farò in modo che abbia il meglio. Verrai da noi e avrò cura di te. La mamma preparerà la tua vecchia camera e io mi prenderò qualche giorno di ferie. Non vorrei certo essere irrispettoso, apprezziamo molto la vostra proposta, ma come avete sentito, la dottoressa ha detto che deve tornare alla quotidianità. Vivere con me è la sua quotidianità. Sì, ma quella è una vita che non ricorda. La ricorderà, è quello che ha appena detto la dottoressa. No, quello che ha detto è che forse peggio ricorderà. Perché non lascia che venga da noi, con persone che conosci? A cui vuol bene. Vogliamo solo dare il meglio e peggio. Ma... Interessante, non avete neanche chiesto il suo parere. Beh, no, ma quello che vorrei veramente è che tutti voi la smetteste di litigare. Sentite, non è necessario decidere in questo momento. Scusate. Adesso è meglio che andiate a casa a riposarvi un po'. Sono sicura che ne avete bisogno. Come mai sei mio marito e non hai mai conosciuto la mia famiglia? Voi non vi parlavate da anni. Perché avrei smesso di frequentare la mia famiglia? È successo prima che ci conoscessimo. E noi non ne abbiamo mai parlato. No, in effetti sì. E allora perché? Tanto per cominciare, tu volevi venire in città e andare all'istituto d'arte. Mentre tuo padre insisteva che continuassi a frequentare legge. Aveva delle idee piuttosto rigide sul tuo avvenire. E le cose sono precipitate. D'accordo, senti, quello che ricordo è che frequentavo giurisprudenza e di essermi fidanzata con Jeremy. E io non so altro. Aspetta. Paige. Senti, amore. La cosa migliore da fare adesso, a questo punto, è tornare alla tua vita. Con me. Hai sentito la dottoressa? È la cosa migliore per la tua guarigione. Ho capito, ma io non ti conosco. E dovrei salire sulla tua macchina e venire a vivere a casa tua. A casa nostra. Senza nessuna prova che siamo stati innamorati. A parte il matrimonio. La gente si sposa per tanti motivi. Quali, per esempio? Per esempio, per il permesso di soggiorno. Io sono di Cincinnati. Tenevo un diario. No, che io sappia, no. Credo che sia l'unica cosa che ha trovato. Beh, non ti preoccupare. Ora andiamo a casa, amore. È orribile. Ma no, stai bene. Ho saputo che stai per andartene. Oh, sì, è quello che hanno deciso per me. Non devi guidare finché non ti do il permesso. Va bene. Ma a parte questo, ti vedo tra 4 o 6 settimane. D'accordo? Grazie infinito, dottoressa. Grazie, dottoressa. Ci siamo. Sei pronta? Andiamo. Un momento. Ho un messaggio in segreteria, di prima dell'incidente. Volevi una prova? D'accordo, sì. Allora ascoltiamolo. Ciao, amore. Scusa, sono ancora in studio. Mi manchi talmente che le mie sculture cominciano ad assomigliare a te. Senti, che fai dopo? Ho bisogno di stare con te. Non so se mi sono spiegata. Già, comunque, richiamami. Beh, no, forse riascoltando il messaggio, ma effettivamente non prova nulla. No, è tenero, insomma, sembravo così felice. D'accordo, senti, riflettici. Hai lasciato la facoltà di legge, hai rotto il fidanzamento e ti sei trasferita in città. Sono tutte scelte che hai fatto tu molto prima di conoscermi. Sono convinto che tu debba a te stessa di rispettare le tue decisioni. Almeno per il momento. Sarebbe un sbaglio, Paige. Vi prometto che mi prenderò cura di lei. Ti prego, torna a casa con me. Torna a casa con me, io. Ne usciremo insieme. Io credo di doverci provare.
per vedere se aiuta la mia memoria. Posso sempre tornare a casa se cambio idea. Se l'ho sposato, ci sarà stata una ragione. È una decisione con riserva. Ma io l'accetterò. Sembra una fricchettona. Ti trovo fantastica. Dove abitiamo? Nel Northside. Chi è il presidente? Del nostro paese? Sì. Obama. Il senatore? Sì, hai votato per lui. Davvero? Tornata a casa. Dopo di te. Che bello rivederti. Siamo venuti ogni giorno all'ospedale, ma io non volevo che ti stancassimo. Sì, sono venuti ogni giorno. Ti sei mancata molto. E immagino che... siamo amici. Mi chiamo Sonia. E lui è il mio ragazzo, Kyle. Ciao, Paige. E lui è Jim. Stai benissimo, Paige. E lui? Ehi, hai fatto palestra all'ospedale. Ciao, Paige. E Josh? Io... mi dispiace. Scusatemi. Permesso. Grazie per essere venuta, mi dispiace che sia già finita. Non fa niente. Buona fortuna, Rio. Andiamo, non l'invidio, povero Rio. Stai bene. Tu cosa ne pensi? Lo capisco. È duro da affrontare. No. Duro da affrontare. Sarebbe stato tornare a casa. In un appartamento estraneo. Con un uomo che non so chi sia. Quello sarebbe stato duro da affrontare. Ma dover affrontare tutto questo. Più una casa piena di persone che si mettono a strattonarmi e ad abbracciarmi e... a piangermi sulla spalla parlando di cavolate di cui non mi ricordo. Questo non è duro da affrontare, è un'enorme stronzata. Hai ragione. Dovevano esserci solo poche persone. Ma ora potresti per favore andartene? Paige, mi dispiace. Non hai ancora capito che mi devi lasciare in pace? Scusami. Scusa tu. Tranquilla. Per la miseria. Dio, mia madre mi ucciderà. Buongiorno. Buongiorno. Che c'è? Non hai bussato. Io
Ma scusa, è l'abitudine, mi dispiace. Non è che tu non l'abbia mai visto. Non è divertente. Dovresti bussare. Scusami. Ti sta bene? Davvero? È l'unico capo di vestiario con cui mi sento a mio agio. Veramente è mia. Oh, io... No, no, che problema c'è? Che hai? Ah? Mi guardi come se fossi uno strano animale allo zoo. Scusa, non me ne ero accorto. Sto cercando di capire come comportarmi. Accidenti, prepari sempre tanta roba. Per farmi perdonare per ieri sera. È stata una mossa da testa di cavolo, non ci ho riflettuto. No, ti prego, mi dispiace, io... Non voglio che ti preoccupi per me, capisci? Fa quello che fai di solito e... Hai un lavoro? Lavori? Sì, se nel frattempo non ho fatto bancarotta. Io ho uno studio di registrazione. Forte. E io che faccio io di solito? Che cosa faccio tutto il giorno? Beh, di solito ti alzi e fai il caffè. Va bene. No, 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 l'ho fatto io stamattina, almeno credo. E dopo tu... Oh, no, non mangiarlo, è per me. Tu non mangi carne. Oh. E dopo tu leggi le email e paghi le bollette. Bene. Ma scommetto che non ricordi nessuna password né i numeri dei conti. Mm-mm. Allora, lo faccio io. D'accordo. E poi vai al tuo studio. Ti accompagno, ti faccio vedere su cosa lavori. Sai che penso? Non dobbiamo ricordare tutto subito, insomma. Ora, tu vai al lavoro e potremo buttar giù i promemoria dopo, più tardi. Ne sei sicura? Sì, certo, sicurissima. Come vuoi. Beh, allora le tue. Le chiavi e il telefono sono qui. E se ti servo, tutti i miei numeri sono là. Ho capito. Bene. Ci vediamo. Certo. Buona giornata. Come va, Lili? Ciao. Dimmi tutto. Quel tipo, sai, scarpe a punta, è uno che bacia malissimo. Non credo che lo manterrò in rotazione. Fai bene. Sinceramente, qui è stato un vero inferno. Sai, ieri abbiamo accavallato le prenotazioni. Avere troppi clienti è un risultato di alta classe. Sì, ma con un solo studio è praticamente impossibile accettare due gruppi. Per cui i Dune Advertising non sono stati elastici e hanno prenotato da Soundspace. Aspetta, come? Andiamo, sono dei clienti importantissimi. Loro dovrebbero sempre avere la precedenza, lo sapevi? Sì, senti, io non posso occuparmi delle incisioni e anche dell'organizzazione, giusto? Non è un lavoro per una sola persona. Senti, non è che io mi sia dato la pazza gioia. D'accordo, lo so, capisco, non sono arrabbiata, ma dico solo che siamo nella merda. Beh, ora sono tornato. Lei come sta? Si sta riprendendo. Senti, grazie Lily. Risolviamo tutto. Bene, fantastico. Vieni all'appuntamento delle 3:30? Ovviamente. Passo da casa, mi cambio, do un'occhiata a Paige, ma ci sarò. A dopo. Un
ulteriore prova. Ti prometto di aiutarti ad amare la vita. Di trattarti sempre con tenerezza. E di avere la pazienza che l'amore richiede. Di parlare quando le parole sono necessarie. E di restare in silenzio quando non lo sono. Di accettare di non essere completamente d'accordo sulla torta di mele. E di vivere nel calore del tuo cuore. E considerarlo casa mia. Hai scritto le tue promesse sul menù? Strano. Io prometto di amarti ardentemente. In ogni tuo momento. Ora e per sempre. Prometto di non dimenticare mai che questo è un amore che capita una volta nella vita. E di sapere, sempre nel profondo della mia anima, che qualunque difficoltà possa riuscire a dividerci, troveremo sempre la strada per ritrovarci. Buongiorno. Buongiorno. Può darmi uno di questi? Oggi non vuole il solito. Ne ho uno solito? Beh, sì, sarebbe perfetto. Mi dia il solito. Va bene. Ecco, venga. Grazie. Arrivederci. A presto. Pensavo ti fosse successo qualcosa. Scusami, mi ero persa. Fisicamente. Anche mentalmente, credo. Beh, potevi chiamarmi. Sì, ho scordato il telefono e non so il tuo numero a memoria. Così ho chiamato la mamma. E abbiamo passato la giornata insieme. È stato fantastico. Ci hai invitati a cena stasera. A cena, d'accordo. Puoi anche non venire. Beh, non... Non ti ha permesso guidare, devo venire, ma non è questo il punto. Sai, magari mi sveglierò domani e ritroverò la memoria, ma in questo momento loro sono l'unica certezza che ho. D'accordo. Ci andiamo. Grazie. Prego. Non ti cambi. Mi cambierò. Gira a sinistra dopo la casa dei Caldwell e poi a destra dopo il vicolo cieco. La nostra è la seconda casa a destra. Oh, i Presley hanno cambiato la cassetta della posta, che carina. Beh, questi fiori non esprimono esattamente il mio dispiacere per non esserci frequentati, ma avendo io un danno cerebrale ci passeranno sopra. Hai ragione, ma erano meglio non ti scordar di me. Divertente. Ah, in fondo è divertente. Allora, hai già conosciuto i miei genitori. Mio padre ti dirà di chiamarlo Bill, ma preferisce signor Thornton. E mia sorella si chiama... Gwen. So molte cose sulla tua famiglia, Paige. È vero, certo. Siamo sposati, dopo tutto. Ti sei fidanzata, Gwen? Oh mio Dio! Lo ammetto.
Voi due siete una splendida coppia. Ti ringrazio, Paige. Fantastico. Sono passati secoli. Così tanto. Già. La cosa strana è che sembrate tutti un po' invecchiati. Tu dici? E tu soprattutto. Ma è comunque, grazie, sono così felice di rivederti. Voilà. Per festeggiare il ritorno di Paige ho preparato il suo piatto preferito. Filet mignon. Prego, prego. Sedetevi pure. Prima di iniziare, ritengo che questa serata meriti un brindisi, tesoro. Beh, vorrei brindare alla mia famiglia. Sono veramente fortunato ad avere queste tre splendide donne nella mia vita e quando ci sono tutte, questa fortuna si moltiplica. Bentornata a casa, Paige. Alla famiglia. Alla famiglia. Che ci racconti, Leo, della tua famiglia? Li vedi spesso? No. È un vero peccato. E i miei genitori sono morti. Ho solo Paige. È lei la mia famiglia. Del pane? Che tipo di lavoro fai, Leo? Ho un mio studio di registrazione in centro. Devo dire che è stata Paige a convincermi a trasformarlo in un business. Sono stata io. Certo. Ma non è un settore in declino? No, cioè, voglio dire, le persone non possono registrare con il computer di casa con lo stesso risultato. Ryan. Che ho detto? Vedi, gli album che mi piacciono devono avere vita e calore e soul. Come il delay corto della chitarra di Scotty Moore in Mystery Train. Sai, quello non lo realizzi con il computer. Devi registrare dal vivo. Hai bisogno di fare interagire gli artisti. Hai bisogno di musicisti veri in uno studio che si scambino emozioni. Tu, dico che per rispondere alla tua domanda, sarà anche un settore in declino e puoi registrare roba di alta qualità anche a casa. Ma, insomma, non puoi fare The Sun Sessions col tuo laptop. Però. Ho saputo che verranno tutti qui stasera. Davvero? Potrebbe essere un po' troppo pesante per Paige. Oh no, io qui mi trovo bene, sul serio. Ok. Quella non è Diane C. Eh? Sì, noi non ci frequentiamo più molto. Dio, sei stata via parecchio tempo. Come va la vita, ragazze? Buona fortuna. Ciao. Quanto mi sei mancata, sapessi. Scusa, io, loro sono le mie compagne del liceo. Luciana, Kerry. Ciao, rispetto. Salve. Ciao. E io non merito una presentazione. Ciao. Ciao. Scusa, lui è... Jeremy. Quanto tempo. Trovi? Non sembra proprio. Non sei cambiato per niente. Non mi pare che lei mi abbia presentato. Piacere, Leo. Salve, il marito di Paige. Giusto. Volete qualcosa? Vado a prendere da bere. Un amaretto sour? Io prendo un mojito al mirtillo. Davvero? Mi ricordo perfettamente. Paige, ricordi quando eravamo in primo liceo, dovevamo prepararci per il ballo di Natale e ti stavamo arricciando i capelli e... abbiamo finito per bruciare metà dei tuoi capelli. Sì, lo ricordo benissimo anch'io. Mi è toccato venire al ballo con un berretto in testa. Tutti credevano che fossi malata. Ti stava malissimo. L'avete fatta apposta per chiamare il gelo secondo. Non mi ricordo. Sembrava una ragazza con la divisa di una confraternita che beve mojito. Tipo il film La donna perfetta. Beh, sì, praticamente. E flirtava persino con Jeremy sotto i miei occhi. L'ex fidanzato Jeremy? No. Nella sua mente, l'attuale fidanzato Jeremy. Ecco perché probabilmente le dava fastidio avere accanto un marito estraneo che le impediva di cominciare. È più di quanto non riesca a digerire. Senti un po', che cosa la eccita? A Paige. No, a sua madre. Sì, a Paige. Vuoi dire a letto? Oh, per la miseria, Leo. Dai, è una cosa privata, lo so. Una faccenda che dovrebbe rimanere tra me e lei. Non è per giudicarvi.
Le piace il solletico? Che strano. Hai detto che non avresti giudicato. Non giudico, non mi importa se siete un po' perversi. Come sei esagerato. Le serve per rilassarsi quando ho un blocco mentale. Ho capito. Forse puoi provarci. Sei convinta? Certo, che hai da perdere? Richiamare, grazie. Paige? Sì, perché ho a che fare con quella gente da sempre e so che hanno... una faccenda importante è appena saltata fuori. Ti richiamo tra un attimo, scusami. Ciao. Prego. Senti... Te la ricordi quella volta al lago, quando hai promesso che mi avresti sempre protetta in qualunque caso? La notte nel rimessaggio? Sì. Certo. Allora puoi per favore dirmi cos'è andato storto tra noi? Solo tu, Paige, puoi piantare un uomo e poi tornare per avere delle risposte. Quindi ti ho piantato io? Un duro, crudele abbandono prematrimoniale. Perché? Vedi, è una domanda a cui io, tutti i miei amici e le due ragazze di rimpiazzo vorremmo dare una risposta. Parlo sul serio, devo pure avere avuto un qualche motivo. Tu eri cambiata. Tu parlavi in modo diverso, ti vestivi in modo diverso. Non eri più sicura di finire giurisprudenza. E in definitiva non eri più sicura di me. Ti ho restituito il tuo anello? Sì, me l'hai ridato. Chi lo ha adesso? Nessuna ancora. Ma mi vedo con Rose, quella che era in classe con Gwen. Sto con Rose da circa un anno ora. Non potevo aspettarti per sempre. Tu non sei riuscito a prevedere che avrei avuto un trauma cerebrale e che avrei... dimenticato di averti piantato e sarei venuta nel tuo ufficio a pretendere delle risposte. Ma come ti sei permesso? Scusami, adesso ti lascio lavorare io. Certo. Scusami. Mi dispiace. Non me lo aspettavo davvero. L'abitudine, credo. Sinceramente non sapevo dove fossi diretta finché non... mi sono ritrovata qui. Mi sembra talmente ridicolo di avervi potuto chiudere tutti fuori per 5 lunghi anni. Non mi sembra una cosa giusta. Giornata. È andata bene. Felice di ritrovarti. Scusa per questo disordine. Tranquilla. Che fai? Un collage? Facevo collage? No, non che io ricordi. No, sai, mi è venuta come un'ispirazione, rivedendo tutti quegli amici ieri sera. Di fare un collage? Marea di ricordi mi è tornata in mente e ho pensato di fare una cronistoria, capisci? Della mia vita. È fantastico. È un'idea fantastica. Sì. Ho rovistato anche tra le tue cose. Spero che non ti dispiaccia. Per niente. Quello che è mio è tuo. Ho persino un certificato dello Stato dell'Illinois che lo dimostra. Sì, l'ho trovato. Appartiene agli anni perduti. Vedi, ho cominciato da qui. Sai, ho trovato anche delle foto di famiglia di quando ero piccola. È stato facile metterle in ordine cronologico perché quel periodo me lo ricordo. È una cosa buona, giusto? Sì, credo di sì. Ma quello che sto cercando di fare è mettere a fuoco l'ultimo ricordo che avevo prima che una parte della mia vita sparisse.
Come sta andando? Mi sembra che fossi al Macaroni Grill. E ho chiesto se avevano quegli speciali ravioli. Sai, quelli alla griglia. E non mi ricordo la risposta. Tutto qui. E basta, è il mio ultimo ricordo prima di svegliarmi in ospedale. Ah, no. Non sapremo mai se avessero i ravioli alla griglia. Dio, dimmi che non è vero. Ci riuscirai. Dimmi che non è vero. Mi credi? No, 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 ti prego, non fare così. Andiamo. Ma che cosa fai? Scusami. Scusami tu, era uno dei nostri giochi. Sì, qualche volta. Mi dispiace. No, 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 non dirlo neanche. Non scusarti, capisco. Ricorderai tutto, dobbiamo solo continuare così. Aspettare che ti riappropri della tua vita. Si sistemerà tutto, vedrai. Sì. Senti, credo di essere pronta a vedere il mio studio. Mi ci porti? Certamente, andiamo. Questo è il primo studio tutto tuo. È un bello spazio. Accidenti. All'inizio non eri sicura che ti piacesse. Finché non hai avuto l'idea di bruciare dei bastoncini d'incenso che avevi comprato da un tale all'angolo della Diversi. Abbiamo acceso quella roba e abbiamo cominciato ad agitarla dappertutto. Poi ci siamo resi conto che erano vecchie foglie di lattuga. Giravamo in tondo bruciando la toga. Che ne so. Ma deve aver funzionato però. Perché da quel momento non sono più riuscito a tirarti via di qui. Entravi, mettevi la musica a tutto volume, ti perdevi in un progetto e dovevo venire a ricordarti che era notte ormai. È una delle opere commissionate per la Tribune Tower. Che dovrebbe rappresentare? Veramente credo che non lo sapessi neanche tu. Ma vieni qui. Io... Tieni, questo può aiutarti a capire che cosa deve diventare. Ok. Ma io non so come usare quest'affare. Certo che lo sai. Aspetta un attimo. Ora va meglio, coraggio. Forza, prova. Potrebbe essere divertente. Potresti abbassare un po' la musica, per favore? Ti giuro che l'ascoltavo a un volume molto più alto di questo. Non sono mai riuscito a capire come fossi in grado di concentrarmi. Uno stramaledetto mal di testa cronico. Per favore, spegni quella musica. Sto cercando di aiutarti. Ma non sono il tuo punching ball. Non abbiamo mai urlato in questo modo. È dura anche per me, Paige. Ciao. Sono passato davanti a quella piccola panetteria portoghese che ti piace e ho comprato qualche
C'è qualcuno? Sì. Leo? Buongiorno. Mia sorella è letteralmente sommersa dai preparativi per il matrimonio ed è in arrivo alla festa di fidanzamento. Pensiamo che Paige dovrebbe venire da noi per aiutarla. Mi sembra una cosa giusta da fare, stare vicino a Gwen. Capisco, ma come farai qui? Con tutto il lavoro che devi ancora consegnare. Ho parlato con quelli del Tribune e sono stati molto comprensivi per via dell'incidente. E papà mi presterà i soldi per restituire il loro anticipo, quindi... non lo so, non riesco a occuparmene. Raggiungimi quando sei pronta, tesoro. Va bene, grazie, papà. Mi dispiace, solo fino a dopo il matrimonio. Ti chiedo solo di stare attenta, capito? Leo, non sto entrando in una setta, vado solo a stare con la mia famiglia. Sì, lo so. Ma cosa? Posso almeno darti un imbarazzante abbraccio? Allora, come ti senti? Mi sento bene. Sì? Mm-hmm. Niente vertigini, disorientamento, insonnia? No. Splendido. Sono molto soddisfatta e anche la tacca è davvero perfetta. Che sollievo, meno male. E va meglio con il recupero dei ricordi? No, non direi. No, eh? Non è una cosa normale, vero? Quando si parla di cervello, niente è normale. Non esistono due lesioni identiche. Mia figlia sembra essere tornata a se stessa. È magnifico. Signora, vorrei dire due parole a Paige. Posso? Sta tranquilla, mamma. Mi sento bene. Come vuoi. La ringrazio. Paige, tu vuoi riacquistare la memoria? Certo. Alcuni pazienti temono che quando torna la memoria tornino anche i ricordi del trauma, ma non accade quasi mai. Oh, non è questo, non ho paura di ricordare l'incidente. E di che cosa hai paura? Io credo che... come dire... se non mi piacesse più la vita che facevo, o se invece mi piacesse troppo, io... non lo so. Ho fatto una sola rotazione in psichiatria e potrei darti un pessimo consiglio. Ma credo che dovresti provare a colmare le tue lacune. Potrai sempre scegliere di cambiare vita, ma se non cerchi di aprire te stessa ai ricordi, vivrai nella paura del tuo passato. Ciao, eccomi qui. Chi sarebbero questi? Knife Skills, con la Z. Bene. Bene, Nike, vai alla grande, ma cerca di dare il massimo. Lo sto già dando il massimo. La linea del basso ha solo una nota. Solo una nota. Ok, andiamo. Take 2. Cavoli. Sembri un altro oggi. Infatti, volevo uno stile alla Kanye West. Assomigli di più a Michael Bublé, ma comunque stai bene. Senti, ci sarò e non ci sarò per un po'. Ottimo sound, Mikey. Riprendiamo da capo o da metà o da dove ti pare. I musicisti vengono qui per lavorare con te, è chiaro? Certo, io faccio del mio meglio, ma tu devi esserci. Capisco, ma se Paige è a Lake Forest con la famiglia, è là che devo stare. Devo fare in modo che mia moglie si rinnamori di me. Vi siete incontrate? Ciao! Senti, sono contento di vederti. Divertiti. È davvero bello, vero? Ciao, comincio il conto alla rovescia, eh? Come stai? Hai ancora una settimana da scapolo. Come ti senti? Mi sento piuttosto bene, sai. Qualche volta mi vengono le vertigini se ci penso troppo a lungo, ma... Forse lo fa. Che hai detto?
No, tesoro, sono vertigini belle, come un attacco di panico o di esaltazione. Però il panico e l'esaltazione sono due cose diverse. Ci saranno 400 persone al matrimonio. Infatti. Ryan, provi anche un formicolio alle dita. Sì, è un fatto negativo. Tu li conosci, Radiohead? Eh? Tom York parla continuamente della magia delle vertigini. Dice che il formicolio alle dita è il sintomo che sta per creare qualcosa di geniale. E poi si esalta così tanto suonando che quasi viene. Ryan, direi proprio che ti trovi al limite del genio. Merita un brindisi. Auguri. Oh, Ryan, vorrei presentarti una persona. Conosci Radiohead? Sì, perché non dovrei... Di un po', ma è vero? È un piacere incontrarti. Paige. Ciao, Leo. Che c'è? I capelli. È tutto diverso. Sei uno splendore. Ti ringrazio. D'accordo, senti, io stavo pensando una cosa. Dimmi. Qual è il tuo libro preferito? Non è quello che ricordi tu, probabilmente. Non importa, non è questo il punto. Allora, La casa degli inganni di James Patterson. No, davvero? Certo. Va bene. La casa degli inganni. Quindi, se era fantastico, l'avrei prestato a qualcuno, giusto? Sì, a Gwen, credo. Bene, e probabilmente ti sarai detta, vorrei essere io la persona che non l'ha letto, per provare di nuovo quelle sensazioni. Sì, credo di sì. Dovremmo vederla in questo modo. Come? Tu non riesci a ricordare il nostro primo incontro. Mm-hmm. E nemmeno come ci siamo innamorati. Da un certo punto di vista, sì, è orribile. Ma è stato il periodo più bello della mia vita. Allora ho pensato a quanto sarebbe bello riprovare le stesse cose. Come leggere il libro preferito per la prima volta. Esatto. Capito. Questo è il motivo per cui ti chiedo un appuntamento. Un appuntamento? Due persone che si incontrano per la prima volta. È un vero peccato non esserci frequentati per tanto tempo. Beh, non lo so, insomma... Sai, c'è in arrivo questo matrimonio. Ma se uscissimo prima, potresti chiedermi di venirci come fossi un tuo flat. Non posso promettere niente, però potrei anche accettare. E va bene. Sì. Vediamoci. Sai, io avrei un'idea, ma dovremmo tornare a Chicago. Per te non è un problema? No, nessunissimo. Devo solo rientrare entro le 10 di mattina. Ah, questa poi. Che c'è? Passeresti la notte da me già al primo incontro? Come? No, sono un po' scandalizzato, ecco. Non volevo dire questo. No, stai tranquilla, ti riporto a casa stasera. A meno che tu voglia passare la notte da me, cioè, insomma, se proprio vuoi. Vuoi vedere come va, giusto? Scendiamo. Nessuno ci obbliga. Questo è il momento della serata in cui scopro che non sei mio marito, ma un qualche serial killer e mi strangoli con la tracolla della mia borsetta? No, questo è l'esatto punto del parcheggio in cui ci siamo conosciuti. Ti propongo una piccola retrospettiva su di noi. Pronta per il dessert? Dessert? Mm. Abbiamo appena finito le cialde. Quella era la cena. Questi sono il dessert. Ma come si fanno a distinguere i vari gusti? È come una roulette russa del cioccolato. Faceva parte del gioco, non sapevamo mai se il prosciutto ci sarebbe piaciuto. Proviamo. E... non ti piace? Questo non mi piace proprio. Tieni. Prova questo, dovrebbe piacerti. Ah? Te l'avevo detto. È vero. Ah.
Tocca a te. Continuiamo uno per uno. Devi assaggiare la cioccolata calda. Venivamo qui quando nevicava. Vuoi farmi venire il diabete o solo ingrassare? No, io... Allora noi venivamo qui la notte a guardare il lago? Non è esattamente quello che facevamo. Io non voglio... Io... No, non è quello. Decidemmo di venire una volta al mese ogni mese, ma in aprile è la prima volta. Abbiamo iniziato in luglio. Ma... Perché lo facevamo? Non capisco. Eravamo in una spaghetteria e un cameriere ci ha detto che lo faceva. Aveva 80 anni e gli abbiamo dato retta. Ah. Avevamo detto niente muta da sub, ma... Stai scherzando? Per te credo che farà un'eccezione. E va bene, però voltati. Ho detto voltati. Pronta. Aspetta, niente muta. L'accordo era questo, no? Cavolo. Grazie per essere uscita con me stasera. Sono stata molto bene, sai? Mi sei mancata. Mi manca la nostra vita. Mi manca stare con te. Io ti amo. Adesso io dovrei... È meglio che io rientri. Buonanotte. Buonanotte. Paige. Ciao.
sapevo che fossi ancora sveglia. Che hai fatto? Sei uscita con Jeremy? No, sono uscita con Leo. Mi piace molto. Già, anche a me. Ti senti bene? Paige, non ti ho mai visto piangere così prima. Piangere appartiene alla nuova Paige, perché è molto strano. Non so più chi sia. Paige, ho un tatuaggio. E sono vegetariana anche. Sentite, è stato proprio come una volta. Anche meglio, in effetti. Tutte le cose che mi hanno fatto innamorare di Paige sono ancora lì. Allora, a te è sembrata una conferma del tuo amore e del tuo matrimonio, vero? Ma a lei forse è sembrato più che altro un bel primo appuntamento. Esatto, e dovresti aspettare i 3 giorni economici prima di chiamarla. Dovrei aspettare 3 giorni per chiamare dopo un appuntamento con mia moglie. È il minimo. È un caso particolare, forse anche di più. Questo è impossibile, la vedrò sabato al matrimonio. Lo ripeto, era così evidente, nonostante le cose pazzesche che sono successe, ci apparteniamo ancora. Evidente per lei o per te? Per tutti e due. Ah, Paige. Sì? Dobbiamo cominciare a scrivere i cartoncini sul mio posto. È vero. Dopo cena. Prima che cominciate, ho una piccola sorpresa per te, Paige. Quale? Conosci il professor Porter? Insegnava diritto costituzionale alla Northwestern. Scrivevamo sul giornale della facoltà, ci conosciamo da milioni di anni. Bene. Ora è il preside della facoltà di legge. E allora? E ti permettono di riprendere gli studi. Come? Ma non ho nemmeno presentato la domanda. L'ho presentata io per te. Ma è una cosa pazzesca. Come se mi venisse offerta una seconda opportunità per la mia vita. Pagamento insoluto. Direbbe che tu abbia bisogno di un bicchiere. Ne ho già bevuti parecchi. Ma non hai provato questo? Grazie. Mi fa piacere stare un po' da soli. È mancata l'occasione di parlare seriamente con te, Leo. Sì. Sì, è vero. Congratulazioni. È buono. Sì, è ottimo. Ci ho riflettuto. E io credo che sia giunto il momento che tu permetta a noi di occuparcene. Di cosa? Della vita di Paige. So che non avevo l'assicurazione sanitaria perché tu hai deciso di vivere in un certo modo. E so che devi essere sommerso dai debiti. Ma conosco anche la maniera per uscirne. E sarebbe? Divorzia da lei. I conti hanno appena cominciato ad accumularsi. Signor Thornton, non credo che sia il momento e il luogo per parlarne. Bene,
Se non ti interessa perdere la tua attività, e chiaramente è così, che ne sarà di Paige? Perché non fare quella che ovviamente è la cosa giusta per lei? E lei sa quale sarebbe? Allo stato dei fatti lo so. Ma che razza di ipocrita. Che cosa hai detto? Se lei ama davvero la famiglia, come mai non è mai venuto da noi per tentare di sistemare le cose con Paige? È veramente un vigliacco. Leo, posso presentarti qualcuno per caso? Non è piacevole essere un pesce fuor d'acqua. Io non sono un pesce fuor d'acqua. D'accordo, se lo dici tu, metti solo un po' a disagio e sei seduto da solo. Aspetto Paige, Jeremy. Beh, allora, buona fortuna. Bella soddisfazione, eh? Scusa, di che parli? Paige ti ha lasciato. E si è rifatta una vita senza di te, con un uomo che nessuno capisce. E ora esulti perché lei ci ripensa. Beh, devo dire che non mi dispiace. Vero? Ti dirò cosa piace a me. Mi piace il fatto che Paige mi abbia detto tutto di te, Jeremy. Continua. Mi ha detto che quando stava con te si svegliava la notte, nel panico, pensando è questo che mi aspetta. Orrendo. Ti ha detto tutto, vero? Mm-hmm. Non ti ha detto di essermi saltata addosso qualche giorno fa? Non te l'ha detto? O ha smesso di raccontarti tutto quando si è dimenticata chi diavolo sei? Capisco perché sei così coglione. Per forza la ami e credi di poterla riavere. Ma il fatto è che lei ti ha messo da parte. Sicuro che non succeda di nuovo. Grazie per questo avvertimento. Lo terrò presente quando sarò a letto con tua moglie. Leo! Paige, aspetta! Ma cosa diavolo ti ha preso? Non lo so, è un'ottima domanda, perché sono andato praticamente fuori di testa e ho anche fatto la figura del perfetto idiota. Ho cercato di fare l'impossibile per salvare quello che avevamo e tu sei saltata addosso a Jeremy. Questo non è giusto. Non è giusto? Ho visto come lo guardi. Lo so. Perché una volta guardavi me così. Leo. No, dobbiamo cominciare a essere realistici. La tua memoria non tornerà. La verità è che sono ancora un estraneo per te. Non vorrei mai e poi mai ferirti. Ma sono... sono così stanca di continuare a deluderti. Lo so. Mi dispiace. Mi scuserò con Gwen e Ryan. Oddio, no. Non importa. I disastri e i matrimoni prima o poi diventano aneddoti divertenti. Più poi che prima. Come fai a guardare la ragazza che ami e convincerti che è il momento di andartene?
cavolo. Sei qui, non là. Stai bene? È finita. Sono stanco. Alzo le mani. Non ti sei mai arreso, Leo? No, se dovevamo stare insieme ora, ci staremmo. Stavo giusto ripensando alla prima volta che siamo andati in quel ristorante greco all'angolo. C'era una enorme insegna con scritto ora serviamo zuppa. E ho cominciato a elencare uno per uno tutti gli ostacoli che il proprietario doveva aver superato per realizzare il sogno della sua vita di servire zuppa. E poi, quando ho finito l'elenco, lei non ha detto niente per qualche secondo. E poi ha detto... Sì, lo ha detto in un sospiro. Quasi a se stessa. Ti amo. Ed è rimasto appeso lì. Era la prima volta che lo diceva e non ho neanche ricambiato. Volevo che me lo dicesse di nuovo. 2 settimane dopo il primo incontro. Allora ci ha messo solo 2 settimane a innamorarsi di me. Ora non ama più. Firmi qui, per favore. Diane! Ciao! Come stai? Senti, sono passati tanti anni. Sono stata via per un po' di tempo. Non ho mai avuto l'occasione di scusarmi con te. Stavo attraversando un periodo molto strano, ma tuo padre ha chiuso con me non appena tua madre gli ha detto di sapere di noi. Ho sempre voluto che tu lo sapessi. Non volevo riaprire una vecchia ferita, ma sentivo tanto il bisogno di dirti che mi dispiace. No, sono felice che tu me ne abbia parlato. Sei sempre stata un'ottima amica. Avrei voluto esserlo anch'io per te. I gigli erano brutti, quindi ho preso i girasole. Avrei voluto dirtelo. Lo sapevi? Tu lo sapevi da sempre. Mi dispiace di non dire una parola. Paige! 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 Dove sei stata tutto il giorno, straniera? Paige! Ho incontrato Diane Chain al supermercato. Per questo sono andata via, è vero? Perché lo avevo scoperto. Mamma, a malapena oggi so chi sono veramente. E salta fuori che mi hai sempre mentito. E hai utilizzato il mio incidente per...
per riscrivere il passato. Non avrei sopportato il pensiero di perderti di nuovo. Hai la minima idea di quanto io mi senta tradita adesso. Mi dispiace, Paige. Eravamo felici come non succedeva da anni. Oh, mamma! Ci avevamo riavuta finalmente. Riavuta alle vostre condizioni? No! Certo, come al solito! Paige! Ti ha tradita con la mia migliore amica! Come hai potuto restare con quell'uomo? Io stavo per lasciarlo. Davvero, ero prontissima a lasciarlo. E poi un pomeriggio ero sola in casa e mi sono messa a guardare tutte le fotografie. Quelle tue e di tua sorella. E la casa mi sembrò piena di tutti noi. Eravamo una famiglia, Paige. E mi sono resa conto in quel momento che quella era la cosa più importante al mondo per me. E non potevo, non avrei potuto andar via. Ti sei repressa da signora per bene? No, io ho scelto di stare con Bill per tutte le cose giuste che aveva fatto e di non lasciarlo per l'unica cosa sbagliata che aveva fatto. Ho scelto di perdonare. Forse Leo aveva ragione. Forse non riuscirò a capire chi sono veramente se rimango accanto a voi. Tutto bene. Senti, voi due chiaramente dovete parlare, quindi io vado. Grazie. Ci vediamo dopo. Sì, a dopo. Mi dispiace. Che è successo? Posso chiederti una cosa? Sì. Puoi sempre chiedermi tutto. Sapevi della relazione di mio padre? Sì, lo sapevo. Perché non me l'hai detto? Ci sono state molte volte in cui stavo per farlo. Ma portarti via dalla tua famiglia un'altra volta mi sembrava sbagliato. Volevo il tuo amore, ma non così. Volevo guadagnarlo. Non credo di potermi permettere di perderli adesso. Non farlo. Alcune forze politiche hanno cercato di invalidare diversi atti parlamentari, affermando che una ripetuta proroga dei diritti d'autore costituisce un diritto d'autore perpetuo, del tipo che gli estensori della Costituzione avrebbero rifiutato. La Corte Suprema degli Stati Uniti. Grazie per il pranzo. Sai, c'è una cosa che volevo dirti. Ti ascolto. La storia con Rose è finita. L'ho chiusa io. No.
Ma perché lo hai fatto? Io credevo che stessi per fidanzarci ufficialmente. Sì, così, ma era prima di te. No, è stato dopo di me. Certo, è stato dopo di te, ma è stato prima di questa. È stato prima che la vecchia Paige tornasse. Jeremy, io non sono la vecchia Paige. C'è solo una Paige. C'è solo una Paige che ancora cerca se stessa. Capisco bene, ma chiunque tu sia, la vecchia o la nuova, non mi interessa. Non hai dimenticato come stavamo bene insieme. È la nostra occasione per ricominciare da capo. La nostra storia era meravigliosa. Sono ricordi meravigliosi, ma quelli sono i miei soli ricordi. Tutto dopo di te è stato cancellato. Io devo scoprire che cosa vuol dire stare senza di te. Per conto mio. Sei certa di aver dimenticato quando hai rotto con me la prima volta? Perché? Hai usato esattamente le stesse parole. Andiamo. Paige, ti ho cercata da tutte le parti. Ero preoccupato non vedendoti davanti alla biblioteca. Allora, come va il corso sulla proprietà intellettuale? In effetti volevo proprio parlartene. Ho deciso di lasciare la facoltà di legge e di prendere un appartamento in città. Dio mio, la storia si ripete, vero? Maledizione, Paige. Ho fatto tanti errori. Papà, non c'entri per niente tu. O qualsiasi cosa abbia fatto. Si tratta di me. Di quello che voglio essere, di quello che sono. Dimmi quello che devo fare almeno per non perderti un'altra volta. Non mi perderai. Il cui potenziale di trasformazione può avviare reazioni a catena molto più estese di quanto potessimo prevedere. Spingendo alcune particelle ad avvicinarsi, creando un legame più forte di prima. Mentre altre sembrano allontanarsi, ruotando velocemente in spazi lontani. Arrivando dove non avresti mai creduto di trovarle. Vedete, questa è la cosa importante in momenti come questi. Non potete, per quanto proviate, controllare il modo in cui vi condizioneranno. Dovete solo lasciare che le particelle che si sono allontanate arrivino dove vogliono e aspettare fino alla prossima collisione. Ti prometto di aiutarti ad amare la vita, di trattarti sempre con tenerezza e di avere la pazienza che l'amore richiede, di parlare quando le parole sono necessarie e di restare in silenzio quando non lo sono, di accettare di non essere completamente d'accordo sulla torta di mele e di vivere nel calore del tuo cuore e considerarlo casa mia. Ciao. Ciao.
spero che tu non sia venuta in città per la cioccolata calda. No, veramente sono venuta ad abitare qui 6 mesi fa. Ho una casa a Rogers Park. Davvero? È fantastico. Sono anche tornata all'istituto d'arte. Che dici, sul serio? Mm-mm. Beh, è magnifico. Sì, insomma, sto frequentando qualche corso. Pensa, è pazzesco che le mie mani ricordino quello che la mia mente ha dimenticato. Sì. Grazie. Io non ho fatto niente. Invece hai fatto tutto. Mi hai accettato per quello che sono, veramente. E non per quello che volevi che io fossi. Già, volevo solo che fossi felice. Nient'altro. Ah, non c'era un posto cubano da queste parti dove andavamo quando questo locale era chiuso? Ah, sì, aspetta. Tornata alla memoria. No, no. Oh. Mi piacerebbe. No, quella memoria non è mai tornata, ma io... Sonia e io abbiamo passato un po' di tempo insieme e le ho chiesto un po' di cose su di noi. Davvero? E che cosa ti ha detto? Che lei crede che tu non ti veda con nessuna in questo periodo. Beh, in effetti ha ragione. E tu? Ti stai vedendo con qualcuno? Bene. Allora ti va di andare in quel caffè cubano? Con me? Mi va. Anche a me. Che ne diresti di provare un posto in cui non siamo mai stati prima? Un posto nuovo. Ottima idea. Dopo di te.